È una versione un po' edulcorata, ma insomma, chiamiamolo inverno, si sta arrivando. Insomma, se non altro, da estremamente mite diventerà quasi normale, quasi, perché freddo è un po' eccessivo, però diciamo quasi normale. Comunque, chiamiamolo inverno. Tutto è piuttosto veloce, quindi la perturbazione se ne andrà rapidamente verso sud-est, quindi la prossima notte le ultime nevicate sulla parte appenninica, poi domattina il tempo migliora rapidamente. La prossima settimana continuerà questo continuo passaggio di perturbazioni che arrivano dal nord Atlantico, quindi si tratta di aria fredda ma comunque ha componente marittima e quindi è fredda soprattutto in quota, molto meno nei bassi strati, e non arriva però il vero gelo. Peraltro la prossima settimana, tra lunedì e martedì, arriverà una nuova perturbazione dal nord Atlantico, quindi nuove piogge, nuove nevicate, anche quote piuttosto basse. Ecco, soprattutto nella giornata di martedì non si può escludere che la neve possa raggiungere anche le zone di pianura. Ci saranno piogge e naturalmente nevicate su tutto il nostro arco appenninico. Poi un'altra perturbazione probabilmente arriverà giovedì e quindi nuove precipitazioni, nuove nevicate sull'Appennino, forse anche a quote piuttosto basse. Insomma, la prossima settimana sarà una settimana, diciamo la prima vera settimana invernale di questa stagione 2013-2014, che per adesso è in assoluto la più mite. Fermiamo al 20 gennaio, è ancora più mite rispetto a quella del 2006-2007, che fu chiamato il non inverno. Per cui arriverà una settimana di inverno, chiamiamolo così, con l'Appennino che metterà il vestito bianco, nevicate comunque a prescindere dal fatto che possano arrivare in pianura o meno, comunque saranno a quote basse perché le temperature saranno un pochino inferiori.